Adesso tocca a te! Brasida! Sono io, Alexios! Combatti come una persona che conoscevo. Abbiamo affrontato gli sgherri del mercante in un magazzino di Corinto. Ci siamo conosciuti lì. Ah, il magazzino era in fiamme. Eravamo circondati. Alexios. È bello rivederti, amico mio. È da molto che non siamo più amici. Hai ucciso Lago per ripicca, invece di pensare alla sicurezza e alla prosperità dell'Arcadia. Non ti è mai importato nulla degli altri. Ti importava solo di Sparta. Non ti sei mai accorto che Sparta non guardava in faccia nessuno. Ora dobbiamo lasciarci il passato alle spalle. Che ci fai qui? Sei morto, vero? No, non ancora almeno. Ho un bastone che apparteneva a mio padre. Oh, mio vero padre. Ha dei poteri. Sono disceso nell'oltretomba per imparare ad usarlo. Poteri? È una lunga storia. Ma ho percorso tutto l'Elisio in cerca di risposte. E la ricerca mi ha condotto qui. Hai visitato l'Elisio? Onora gli dei, onora Sparta. Mantieni le promesse e l'Elisio sarà tuo. Mio padre me lo disse quando ero un bambino e ogni giorno della mia vita ho seguito questa regola. Ma ora che sono morto, sono condannato a questa miseria. Nicolao mi ha gettato da una montagna attenendosi alla legge di Sparta. I padri non hanno sempre ragione, Brasida. Allora ho sprecato la mia vita credendo a una menzogna. Credo che dovresti parlarne con Ale. È stato lui a decidere la mia sorte. Dice che potrò andare nell'Elisio a una condizione. Devo affrontare il mio più grande nemico. Deimos. Deimos. Brasida, non dovresti attendere qui Deimos. Perché no? Deimos è ancora viva. Ade ti ha ingannato. Non importa. Arriverà, prima o poi. Ade che ti ha detto, esattamente? Ha detto, per raggiungere l'Elisio nella morte, il figlio di Sparta deve affrontare ciò che l'ha sconfitto in vita. Gli dèi, i loro stupidi enigmi. Perché non possono parlare chiaro? Ah, ma credo di aver già capito il primo problema. Che sarebbe? Un vero figlio di Sparta non affronterebbe mai un nemico senza il suo scudo. Dobbiamo trovare il tuo. È nel sepolcro dimenticato. Vorrei recuperarlo. Ma Ade ha messo delle guardie a difendere la tomba dopo che qualche idiota ha ucciso Cerbero. L'idiota sono io. E ora sono costretto a lavorare per Ade. Perché non mi sorprende? Hai reso la faccenda ancora più complicata.
Non sono stato l'amico che meritavi quando eri vivo. Lascia che provi ad esserlo ora. Nell'oltretomba fatico a trovare il coraggio. A dire il vero, speravo di non affrontare mai più Deimos. Cosa puoi dirmi di questo sepolcro dimenticato? Ospita le armature, i trofei e le armi dei guerrieri disonorati. Gli oggetti con cui furono sepolti, ma di cui sono stati privati nell'oltretomba. Come faccio a sapere qual è il tuo scudo? Dovresti conoscere il mio scudo. Ha i colori di Sparta e ha visto molte battaglie. Il peso del tuo scudo ti aiuterà a sentirti come un tempo. Assicurati di prendere solo il mio. Sbaglia scudo e sarà la tua rovina. Rieccoti. Hai avuto problemi a trovare lo scudo? Il peso del tuo scudo ti aiuterà a sentirti come un tempo. Assicurati di prendere solo il mio. Sbaglia scudo e sarà la tua rovina.
Non devo farmi vedere.